Stasera cosa ti aspetti da questo consiglio comunale? Un consiglio comunale aperto, voluto da tutti i gruppi consigliari, e questa è già una prima cosa positiva, in cui noi faremo la cronistoria di quello che è accaduto, dicendo quelli che sono i fatti, dicendo quelle che sono le proposte che sono state messe in cantiere e le cose raggiunte e quelle che dobbiamo ancora fare per completare gli obiettivi, con scadenze a rapido tempo, a medio tempo e a più lungo tempo, come ad esempio la bonifica delle miniere. Senti, così, visto che c'è pochissimo tempo, ci vuoi raccontare, cioè, quel sabato pomeriggio, alla fine poi cosa è successo? Alla fine è successo che col Presidente ci siamo abbracciati, perché ha capito la mia perfetta buona fede, ma anche ha capito le necessità di un Paese, i bisogni delle persone. Su questo il Presidente è sempre estremamente sensibile. Fatto sta, io lunedì mattina a 7:45 sono stato chiamato dal Capo di Gabinetto, convocandoci tutti gli organismi alle 16 a Firenze. Ieri abbiamo fatto la prima riunione operativa. La prossima settimana vuole la consegna delle relazioni che abbiamo fatto e poi ritornerà nuovamente a Pietrasanta. Credo che il Presidente abbia fatto veramente il grande Presidente. Senti, cosa ti aspetti da questo consiglio? L'opposizione? Secondo me non è un problema di opposizione o di maggioranza, secondo me il problema è di dire come stanno le cose, quello che è stato fatto e quello che dobbiamo fare. Ecco, stasera cosa più importante sarà la salute dei cittadini. Farò una relazione a 360 gradi sulla cronistoria, con le date precise, cosa è successo e quali sono state le risposte che ci sono state e che ci dovranno essere. Mentre per il monitoraggio dei bimbi che sono in quelle, saranno inclusi in nell'indagine, zone critiche. Saranno inclusi nell'indagine epidemiologica. Questo già accertato. Allora, buon lavoro. Grazie. Buonasera Vice Sindaco, due parole su questo consiglio. Ho parlato ora col Sindaco, mi sembra molto sereno stasera. Ecco, cos'è stasera, cosa... Come te sai e ben mi conosci, Nando, quando c'è il popolo bisogna sempre ascoltarlo e la democrazia si arricchisce. Bene, voglio dire, ma quali saranno le misure che saranno prese di qui a breve? Alla fine, a breve, sicuramente certo. Per il centro storico sono già state prese, quindi accelerare i tempi per far ritornare Val di Castello alla normalità, perché gli abitanti di Val di Castello se lo meritano. Ho visto c'è anche il direttore dell'ASL, Brunero. No, lo devi dire. Sì, il direttore e il presidente della conferenza dei sindaci è Ettore Neri. Va bene, quindi aspettiamo. Come si scrive Baldacchini? Con la doppia. Va bene. Bene.